Buongiorno raga, il giorno dopo Fiorentina-Inter, finito col dramma del VAR e chiaramente ragazzi voglio commentare anche un pochettino la vittoria del Milan. Gli argomenti di questo video saranno principalmente Spalletti e Gattuso ragazzi. E Gattuso ragazzi, ve l'avevo detto sul Gattuso. Allora, Spalletti no? Chiaramente ieri sera si è arrabbiato per il rigore ragazzi, ci mancherebbe altro perché comunque è un episodio stradubbio, è un episodio stradubbio, è un episodio in cui secondo me il problema principale è che non sappiamo che cosa ha pensato l'arbitro, quindi con la filodiffusione della discussione tra l'arbitro e il VAR, secondo me si sarebbero calmati molto gli animi, come vi dico sempre, cioè nel senso quando c'è una discussione, quello che è importante è capire come si arriva ad un determinato ragionamento, perché altrimenti ragazzi si dà veramente adito a pensare male o qualsiasi cosa. Ieri sera ha visto, chiaramente ha detto al VAR, io ho visto un tocco di mano dopo che la palla ha toccato sul petto. Un tocco di mano, peraltro ci sono degli indizi che ti possono far pensare che ci sia stato quel tocco di mano. Qual è l'indizio principale? È che D'Ambrosio ritrae immediatamente il braccio dopo averla colpita di petto. Perché ritrae il braccio se l'hai presa pienamente, ripeto, è un gesto istintivo che ti viene, no? Potrebbe essere questo, un po' l'effetto del pallone che cambia. Questi sono gli indizi. Dalle immagini che abbiamo noi, chiaramente non si vede il tocco di mano, si può semplicemente ipotizzare, ma chiaramente non può dare un rigore sull'ipotesi. Lui avrà detto, chiaramente, io ho visto così. Voi che cosa mi dite? È rigore? Non è rigore? Al VAR, mi confermate? Non mi confermate? Mi confermate che non c'è il tocco di mano? Magari gli hanno detto, guarda, abbiamo 15 immagini, da due sembra che l'ha toccata, c'è questa possibilità, dall'altra no. Non ci riusciamo ad annullare la tua decisione perché era ed evidente errore. Questo potrebbe essere stato il ragionamento. Non lo sappiamo, ragazzi, stiamo semplicemente ipotizzando. Spalletti è andato in televisione e si è arrabbiato con Caressa, raga. Si è arrabbiato con Caressa, andate a vedere il video. Ha fatto un piloto di 10 minuti, ragazzi, contro Caressa, di qua, di là, senza aver minimamente visto che cosa Caressa e gli altri studio avevano detto prima. Mi ricorda qualcuno? Mi ricordo io, sto tizio che mi si è incazzato contro per non aver visto. Non mi ricordo il nome, vabbè. Però Caressa, cioè Spalletti, si è alterato oltre misura. A 10 minuti Caressa gli diceva: guarda, che non è così, io sto semplicemente spiegando che cosa può aver pensato l'arbitro, no? E vabbè, questo è andato per la sua strada, testardo e orgoglioso, così. Spalletti ha continuato a protestare. Peraltro, non me lo ricordo così. Così testardo e orgoglioso a contestare la decisione, quella che fu di Zaniolo. Anche lì un chiaro ed evidente errore, come chiaramente può essere quello di ieri sera. Qualora sia dimostrato che non c'è il fallo di mano, sono due episodi simili in cui il VAR deve necessariamente intervenire. No, invece ci buttò in mezzo per far caciara il fallo di Icardi, che fallo non è, è una spallata. Skriniar va a 150 a partita di quelle spallate. Credo anche ieri sera ha dato una spallata a qualcuno e l'ha sdraiato. Lo fa Skriniar, lo fece manolasse con Icardi e Spalletti ci buttò questo invece comunque di avere un discorso costruttivo sul VAR, quale può essere questo appunto che vi ho fatto io della trasparenza delle comunicazioni, che può chiaramente aiutare. Spalletti si è inalberato. Questa cosa di Spalletti che si aggira, chiaramente ha detto domani si parlerà di Spalletti via, Spalletti cosa. Spalletti evidentemente lo sta soffrendo un po' questa pressione mediatica e ci mancherebbe altro perché comunque io vi ripeto, come ripetevo da inizio anno e come ho ripetuto da altri amici, è chiaro, Spalletti si può contestare per non aver dato, secondo me, un gioco all'Inter, ma ragazzi, secondo me si sta anche sopravvalutando un po' la rosa dell'Inter. Poi magari c'erano delle problematiche perché evidentemente adesso senza Icardi ho visto un Nainggolan che si è responsabilizzato, un Perisic che si è responsabilizzato, un Perisic che chiaramente ha dei problemi con Icardi anche per le parole di Vandanara. Quindi c'erano dei problemi di spogliatoio che potevano avere un pochettino frenato l'Inter. Spalletti magari secondo me non ha utilizzato a sufficienza Lautaro Martinez, ieri sera secondo me ha fatto una grandissima partita Lautaro Martinez, non capisco chi l'ha criticato. Quindi se si sente un po' messo in discussione, a suo modo di vedere, ingiustamente. Per quanto mi riguarda, insomma, l'Inter sta tenendo la linea. Doveva passare il girone di Champions, ecco, dopo quell'inizio. Questo sì. Però in campionato, secondo me, sta facendo il suo. Nel senso, è terza. Poteva fare un po' meglio, ma si parla veramente di un'inezia. Da qui a metterlo in discussione e da considerarlo già non allenatore dell'Inter per il futuro, secondo me un pochettino ce ne passa.
Dall'altro lato, insomma, con quest'Inter che ha ritrovato un po' di solidità, c'è un Milan che continua a vincere facilmente le partite, grazie a Piontek che le apre. Piontek è straordinario. Piontek che chiaramente non vale 35 milioni, ma non valeva 35 milioni, sono discorsi già fatti. Sta di fatto che adesso io cosa dovrei fare con Gattuso? Cioè, dirvi, ve l'avevo detto? Cioè, ve l'avevo detto, perché adesso i milanisti stanno chiedendo scusa a Gattuso, no? Rino, sei un grande, cose di qua. Che cosa vi devo dire? Ve l'avevo detto? Cioè, ragazzi, non si può dire una cosa del genere. Cioè, secondo me non ha senso nel calcio. Poi, per carità, avrei presa su chi non riesce ad avere una visione panoramica e non riesce a capire che ci sono tanti fattori che entrano in un successo sportivo e tanti fattori che entrano in un insuccesso sportivo. Io quando vi dicevo, secondo me Gattuso sta facendo il massimo, era perché vedevo dei calciatori sfiduciati, dei calciatori anche con dei limiti e un... È un gioco che tutto sommato c'era, cioè delle direttive tattiche, una voglia di Gattuso, una grinta, una presenza come allenatore, questa cosa che lui fa come riscaldamento. Secondo me, ragazzi, stava facendo bene e adesso sta facendo bene allo stesso modo di come stava facendo bene prima. I risultati non arrivavano perché non dipende esclusivamente tutto da lui. Vi posso dire, ve l'avevo detto, ragazzi, ve lo posso dire, per carità. E tutti sotto, ah, sei un grande, lo so, manco io l'ho Gattuso, sei un grande intenditore di calcio, sei cosa. No, perché se io oggi vi dicessi, ve l'avevo detto, starei trascurando l'impatto di fattori contingenti come Piontek e Paquetà, ma altri fattori, tutti gli altri calciatori che stanno rientrando dagli infortuni. Ci sono una serie di eventi che stanno portando il Milan a far bene. Piontek e Paquetà, secondo me, hanno cambiato la faccia del Milan. Secondo me è molto evidente questo, ma proprio a livello di entusiasmo. Piontek l'ho definito come un eroe, no? Nel senso, fa giocare bene tutti quelli intorno perché ci mette una voglia. A un certo punto è passato in mezzo a due difensori dell'Empoli volando, cercando di prendere una palla con una forza sulle gambe incredibile. E gli altri calciatori che stanno intorno che pensano? Pensano alla fine questo segnerà. Quindi positivamente si approcciano alla partita e provano le giocate. Stanno ritornando calciatori un po' dalla depressione, come Çalhanoğlu, il mio fantacalcio, grande Çalhanoğlu. Quindi il Milan si sta chiaramente riprendendo, la squadra lanciata, la classifica adesso che ci dice? Ci dice una Lazio che sta a 38 ma che deve recuperare la partita con l'Udinese, che sicuramente vincerà, quindi volerà a 41. La Roma a 44, il Milan a 45 e l'Inter a 47. È bagarre per il terzo e quarto posto. Il Napoli vincendo ieri si è riallontanato, perché se avesse perso, ragazzi, secondo me un po' di strizza il Napoli avrebbe incominciato ad averla, perché non avendo un obiettivo vero e proprio in campionato, secondo me il rischio del Napoli era quello. Ieri vincendo bene si è definitivamente, secondo me, allontanata da questa lotta per la Champions League. La Lazio non la tirerei fuori, perché comunque sia la domenica prossima ha il derby con la Roma, che sicuramente, anzi, congratulazioni già alla Lazio. L'Inter andrà a Cagliari e il Milan giocherà in casa con il Sassuolo, quindi delle partite sicuramente più facili rispetto a quella della Roma, che perderà con la Lazio. E niente, ragazzi, questo è quanto. Cioè, ve l'avevo detto, ragazzi, cioè, qui il calcio è una scienza esatta, poi non so, ne abbiamo mai parlato? Cioè, nel calcio si può tranquillamente dire te l'avevo detto, perché ci sono talmente tante certezze, ragazzi. Cioè, se io oggi avessi detto, non so, qualsiasi tipo di cosa su un giocatore, vi potrei dire, beh, ma non è colpa sua, è colpa degli altri. È colpa degli altri per supportare la mia tesi. Comunque va bene, ragazzi, con questo ho concluso. Vi saluto. Ciao Tattico e ciao a tutti quanti.